Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Equesio. Lo stato di attuazione della legge del Rio sul riordino delle province, provvedimenti assunti a livello regionale, sarà il tema al centro dell'incontro che il presidente della provincia Leopoldo Di Girolamo ha convocato per martedì 27 gennaio alle 16.30 in provincia. Alla riunione parteciperà l'assessore regionale alle riforme Fabio Paparelli, che illustrerà quanto dalla regione fatto finora, in particolare i contenuti del nuovo DDL modificato nella giornata di ieri dalla giunta regionale e gli step dell'osservatorio regionale. Alla riunione prenderanno parte le RSU della provincia, sindacati, consiglieri provinciali della situazione delle province. Si parlerà anche al consiglio provinciale in programma sempre martedì 27 alle 15.30. Il presidente Di Girolamo ha riconfermato stamattina l'intenzione da parte di ANCI, UPI e CAL di valutare in tempi strettissimi il disegno di legge regionale che modifica il DDL sulla riorganizzazione delle funzioni delle due province umbre. L'impegno di tutti gli enti, regioni, ANCI, CAL e UPI, ha detto Di Girolamo, è quello di lavorare congiuntamente per assicurare servizi efficienti ai cittadini e salvaguardare i posti di lavoro, un impegno che condividiamo nella forma e nella sostanza con sindacati del RSU delle due province umbre. Lo scorso fine settimana la compagnia di Terni, impiegando i militari di tutti i comandi, arma, dipendenti, ha messo in campo un servizio straordinario di vigilanza del territorio mirato al controllo della circolazione stradale sulle arterie principali, delle persone sottoposte a misure detentive, degli avventori dei locali pubblici e dei venditori ambulanti. I quasi 100 carabinieri impiegati, che hanno controllato oltre 400 persone, fra cui una ventina di ambulanti ed una quarantina di soggetti agli arresti domiciliari, nonché 180 veicoli e 10 esercizi pubblici, hanno levato 10 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolico una 26enne operaia ternana. La ragazza, che tornava da una nottata in discoteca, veniva fermata alle 4.30 di domenica mattina in piazza Tacito, evidenziando un alito vinoso e difficoltà di stare in piedi. Veniva sottoposta alla verifica del tasso alcolemico a mezzo etilometro, facendo rilevare un tasso abbondantemente superiore a quello consentito. Il liceo classico di Orvieto ha programmato un incontro per far conoscere e presentare il nuovo indirizzo dell'istituto, quello delle scienze umane, partecipazione di professori, studenti e genitori per conoscere il nuovo indirizzo per il futuro dei ragazzi. Per creare un'opportunità di presentazione del liceo economico-sociale, che è un'opzione del liceo delle scienze umane, il quale è ormai aperto da 4 anni ad Orvieto presso il liceo Gualterio di Orvieto, e siamo qui per promuovere questo liceo che ci sembra fondamentale in questo momento storico, dove l'economia è al centro in maniera negativa della nostra vita e dove si nota che invece le competenze essenziali dei ragazzi dovrebbero invece essere proprio relative a questo tipo di scuola, in cui si vanno ad insegnare discipline come diritto, economia, metodologia della ricerca, sociologia, antropologia e psicologia, insieme ad un alto quota, un alto numero di ore di matematica, due lingue straniere che sono determinanti in una società come quella attuale, ed è l'unico liceo oltre al linguistico che potrebbe fornire una competenza più ampia. In queste sere appare come un piccolo batuffolo di luce biancastra diffusa appena al di sotto dell'ammasso delle Pleiadi, il gruppo di stelle note come le Sette Sorelle, che gli antichi usavano anche come test di acuità visiva. Chi ne contava fino a 7 ad occhio nudo era sicuro di disporre di 10 decimi di vista. Con un binocolo, tuttavia, le Sette Sorelle diventano qualche decina di stelle ammassate in una piccola regione di spazio che va sotto il nome di M45, secondo il catalogo dell'astronomo francese Charles Messier del 1774. Anche il batuffolo di luce biancastra al binocolo si risolve in un oggetto abbastanza esteso, con intorno una chioma diffusa ed un accenno di coda in direzione opposta al Sole. È la cometa C2014Q2 Lovejoy, che riporta come sempre il nome dello scopritore, un astrofilo australiano, Terry Lovejoy, ormai alla sua quinta cometa scoperta nel giro di pochi anni. Raggiungerà la minima distanza dal Sole il 30 gennaio prossimo, quando sarà a 200 milioni di chilometri dalla nostra stella, mentre il 7 gennaio scorso è passata la minima distanza dalla Terra a circa 70 milioni di chilometri.
Partendo dalle tre stelle riconoscibili della cintura del cacciatore Orione, si può rintracciare con facilità la stella Aldebaran del Toro, dell'inconfondibile colore arancione. La cometa si trova poco lontana tra le Pleiadi e la stella Amala dell'Ariete, che brilla solitaria poco più a destra. Si consiglia di recarsi in un posto lontano dall'illuminazione artificiale della città per evitare di perderla nel bagliore diffuso dell'inquinamento luminoso, con un cavalletto su cui poggiare il binocolo per eliminare le fastidiose vibrazioni del nostro corpo. Non dimenticate di coprirvi bene e di non perdere l'occasione di avvistarla, in quanto è previsto che tornerà in prossimità della Terra solo fra 8.000 anni circa. Il cuore del Servizio Sanitario Nazionale, la sfida che esso ha di fronte a sé è la prevenzione. Tanto più un sistema sanitario è in grado di fare prevenzione, tanto più elevata sarà la qualità della vita dei cittadini e delle nostre comunità. È quanto affermato dalla Presidente della Regione Umbria, Caduscia Marini, nel suo intervento di apertura dei lavori dell'incontro organizzato a Villa Umbra dall'Assessorato regionale alla Sanità per la presentazione delle linee strategiche del nuovo Piano regionale della prevenzione. All'incontro hanno preso parte moltissimi rappresentanti delle professioni sanitarie, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, del mondo della scuola e di tutti gli altri soggetti istituzionali e del volontariato chiamati a dare il loro contributo alla definizione dei contenuti del nuovo piano. Innanzitutto abbiamo fatto la scelta di coinvolgere la collettività nella stesura del piano regionale della prevenzione, proprio perché per una volta non vogliamo una programmazione, diciamo, di palazzo, ma vogliamo coinvolgere i portatori di interesse, per cui qui questa mattina ci sono moltissime persone che rappresentano la società civile, dagli anziani agli imprenditori, al sindacato, ad altre istituzioni importanti come la scuola con la quale collaboriamo. Questo è da un lato un vincolo, dall'altro una grossa occasione, perché il piano regionale della prevenzione 2014-2018 è uno strumento programmatico molto importante, perché ha una lunghissima previsione, cioè coinvolgerà il sistema sanitario assieme appunto alle altre istituzioni per i prossimi 4 anni. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio torna puntuale tra un'ora.